sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora mister, io mi sento incomiabile sul atteggiamento e non voglio mai commentare le scelte arbitrali. No, per me saranno con Petrovic, perché non è possibile, poverino, ha fatto il secondo più valido e perché adesso posso anche sbilanciarmi, l'ho visto 10 volte, paghi veramente delle cose assurde, perché abbiamo fatto comunque una bella partita, abbiamo subito un tiro, ha preso l'angolino, bene, cerca di rimediare, non te lo consentono, nonostante ci sia una situazione in cui uno frana addosso a un attaccante lanciato a rete, di solito è rigore, e adesso basta, non mi sono mai lamentato, però quando si rischia per delle cose di continuo mi dà fastidio. Mi dà fastidio perché ho capito che ci possono essere delle partite in cui non riesce a portarle a casa, eccetera, però così mi dà tanto fastidio, soprattutto anche per Petrovic, perché è il secondo gol regolarissimo che gli tolgono, ci poteva portare a casa comunque un punto che tutto sommato avevano avuto un'altra occasione dove era stato bravo Pissardo nel secondo tempo, in apertura del secondo tempo, e basta. Poi, nonostante noi comunque abbiamo continuato ad attaccare, cross, eccetera, ci siamo anche disuniti poco, perché potevamo rischiare qualche contropiede, invece l'abbiamo sempre chiuso benissimo con Enrici, con Lino, finché è rimasto in campo, con Battistini, cioè dietro hanno fatto veramente una grande partita. Allora, questa cosa degli episodi, detta da lei, che è stato anche dall'altra parte, perché ci siamo visti, si è parlato, no? Certo. Allenatore nell'Under 23 ha un certo peso. Sì, ma non è un fatto di questa partita, i tuoi colleghi lo sanno molto meglio di chiunque altro, anche di me, lo sanno che non ne sono mai lamentato, però di fronte a 5, 6, 7 fuorigiochi va bene, e ha detto che erano buoni e tutto quanto. Questo sul gol era buono, di un metro, perché l'abbiamo visto tutti, da fastidio, perché comunque sei anche in crisi di risultati, cioè non ci faceva schifo portare a casa un punto, e quindi da fastidio, probabilmente, anzi sicuramente non siamo, beh certo, sicuramente non siamo simpatici, quello è sicuro, c'è qualcosa che... Io non mi sono mai lamentato e quindi non posso essere antipatico, io, e quindi c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non cosa, come dicono. Cancello. Senti, mi ricordo gli episodi, i cambi, Petrovic, avete visto di prima? Sì, vabbè, Petro provato un po' a... Anche se l'abbiamo visto anche la... Sì, sì, è vero, poi nel momento in cui siamo stati lì 5 minuti che la palla non usciva, il calcio d'angolo, aspetta un attimo, eccetera, poteva entrare sì 5 minuti prima, però ha dato una bella verve, Tordini uguale, è che non riusciamo comunque a sbloccarci, che tante volte gli addendi cambiano sempre, ma la somma rimane sempre uguale, quindi c'è delle difficoltà a far gol, non è che non ci arriviamo, però ci sono delle difficoltà a far gol, quello è evidente, insomma adesso non è che possiamo girarci intorno senza dare colpi o cose, però stiamo facendo fatica. Ganz ha avuto un problema ieri nell'ultimo allenamento, era uno di quelli insieme con Tordini e Iovolano che avevano avuto 3 colpi e hanno giocato in meno peggio. Infatti io con l'anno sembra un po' sofferente. Sì, stiamo pagando anche quello. Simo sta facendo un po' di fatica, nonostante comunque si dà da fare tutto quanto.
sbagliato qualche pallone facile che di solito non sbaglia, assolutamente non sbagliava nelle prime partite. Parlo degli appoggi, devono stare un po' più sereni e cercare di fare le cose con più semplicità. Non abbiamo bisogno di caricare, come ho sempre detto, però nel momento in cui riusciamo, fa un assist bellissimo per Petrovic, fa gol. L'aveva fatto io con l'anno, l'assist, per dirti. Lorenzo, la donna. Buonasera mister, una partita. Sera Fiorenzo. Ciao. Sostanzialmente equilibrata e regolata dagli episodi. Attraverso il mio colano sarebbe stata un'altra partita. Sì, sì. Questa terra di Stolè che veramente ha letto la mia gente. Ho visto un po' in difficoltà per un'ora di gioco. E come la pensi? Stiamo cercando di portare avanti i giocatori per che non hanno fatto che devono comunque portarci della qualità e nel momento in cui Tordo aveva preso la botta ieri, Ganz era fuori, ho scelto così, poi ha fatto quello che gli ho chiesto, ha fatto mezzo tiro che l'ha rimpallato, un paio di tiri, ha fatto il tiro di sinistro che è andato alto, è arrivato, gli ho detto diciamo, ci mancano i gol, nel momento in cui lo facciamo ce lo tolgono, è veramente allucinante, però se vuoi io devo andare avanti perché la squadra produce, fa, ce la siamo giocata, è stata una bella partita, però potevamo benissimo portare a casa un punto, anzi non lo avevamo perché la traversa non me la ricordavo perché mi ricordo molto meglio l'uscita del loro portiere, che non l'ha proprio presa, ha preso diretto Iocolano. Cioè, sono cose che se succedono a noi te lo danno di sicuro, non c'è nessun tipo di dubbio, ma non è perché Juve, eccetera, non facciamo confusione. Ti ho detto che è una cosa che sta capitando, dopo stai zitto, allora siccome sta zitti non paga, adesso mi sono rotto i coglioni. Cioè adesso veramente sta diventando un po' pesante, perché va bene, lasciamo perdere, ho già detto quello che dovevo dire all'assistente. Mister, sempre con maniera educata, ha detto che era buono, invece... Mister, due domande, la prima sulla sua squadra. Ciao. Perché insomma... mi è sembrato che manchi ancora qualcosina per farla diventare la classica squadra di Gironelli. Le chiedo quanto siete lontani da quello step definitivo per poi, insomma, mettersi su quel binario che abbiamo qualche fattore qui alla Juve e non fermarsi più fino al termine della stagione. Sì, no, ci manca il risultato, ci manca proprio il risultato, capito? Perché comunque vieni qua e fai la tua partita e ci poteva stare un punto... siamo in crisi di risultati perché come gioco hai visto non è che abbiamo difficoltà nella manovra, ci arriviamo sempre là, in qualche maniera ci arriviamo, non è che arriviamo 10 volte per tempo, però 4-5 belle occasioni ce l'abbiamo, quella del rigore, quella del gol, la traversa, il tiro del Morosini, l'altro tiro rimpallato, insomma peccato perché faccio fatica a trovare delle altre cose, delle altre soluzioni quando comunque ti riesce le giocate. E ti metti anche in discussione, che si prova anche a cambiare modulo. Ne abbiamo parlato anche con Malgrati, con lo staff, però cioè, le linee di passaggio ci sono, i giocatori ci sono, si rendono conto anche noi che comunque, anche loro che comunque ci arrivano, ci manca... li vedi che sono un po'... nel momento che facciamo gli ultimi 20 metri, 25, non riusciamo a essere sereni, siamo un po' troppo frenetici perché ci arriviamo. Sbagliamo la conclusione e quando la facciamo giusta ce la tolgono. La seconda è sul progetto, perché insomma, a tornare qui per affrontare l'Under 23 che lei insomma, avviò qualche anno fa, non è la prima volta, però le chiedo come ha preparato la partita e che impressione le hanno fatto questi ragazzi. No, per l'impressione del progetto iniziale. La qualità è veramente molto, molto alta, di grande livello, quindi
migliorati sensibilmente secondo me, perché comunque c'è stato un lavoro continuo visto negli anni dove sono migliorati veramente. Ti ricordi le scopole che prendevamo nei primi periodi? Adesso invece hanno veramente creato un'ossatura e probabilmente anche a livello di allenamenti eccetera sono molto più costanti e meno magari in difficoltà come eravamo noi all'inizio, dove avevamo all'inizio c'era l'organico veramente ridotto, ti ricordi, e dovevamo continuamente pescare. Non era così semplice, però piano piano io comunque sentivo sempre tutti i collaboratori che avevo e gli addetti con cui mi confrontavo, di conseguenza sentivo che mi dicevano appunto che c'era questa progressione, e si vede chiaramente il fatto che comunque sia anche un giocatore che sia stato convocato dall'Argentina, c'è tanta roba, poi ha fatto anche gol, complimenti, ha fatto un bel gol, nell'unica, diciamo così, distrazione, perché ha fatto gol dai 20 metri, dove magari potevamo un po' essere un po' più aggressivi, però ci può stare, l'ha messa nell'angolino, amen, però ce la incartiamo e torniamo a casa. No, di solito non l'ho visto nel dopogara. Nessuno nuovo, buona nuova. No, buona. Bonzone, Federico. Buongiorno mister. Ciao Federico. Anche oggi mi sono piaciuti molto per i nostri attivi. Ma lo sapete, il punto di difficoltà della squadra. A me personalmente sono piaciuti molto Masini e Kaya, che mi sono sembrati per certi versi proprio i leader a livello caratteriale a un certo punto della partita. Sì, però sì. Non basta. Quindi c'è bisogno forse di un maggior rapporto da parte di qualche giocatore che sta mancando in questo momento. Sì, hanno fatto una grande partita e veramente stanno acquisendo anche padronanza territoriale, personalità, coprono tanto campo e si vede la differenza, dove nel secondo tempo sono usciti e abbiamo creato veramente tanto con dei passaggi illuminanti loro e poi si buttano anche dentro, non è facile fare quel ruolo perché vanno anche alla conclusione, chiudono l'azione. Lavoro duro, però certo, è chiaro che qualcosa manca, come ho detto prima, però dobbiamo continuare su questa linea perché è chiaro che devi sempre mettere in discussione tutto quanto, perché hanno preso una palla inattiva su colpo di testa, che dopo la parata quella lì è una cosa che, nonostante abbia alzato i centimetri, però è stato bravo a fissarla. Però è un po' le cose che succedono molto spesso che ti danno da pensare, capito? Cioè, al di là dei vecchi, tutto quello che vuoi, però... E mi fermo qua. Altre domande da Zoom? Se posso... Vai. Sì, mister, le chiedo solo, dopo questa striscia di risultati che possiamo definire non positivi, cosa le preoccupa di più? Sì, sono risultati... negativi, no? Non positivi, e quindi è chiaro che danno fastidio, bisogna anche vedere dopo come sono andate le partite, come quella di oggi, veramente rimane l'amaro in bocca perché per queste cose, peccato perché non mi è capitato poche volte comunque di avere delle strisce, mi era capitato qui, però faceva parte un po' del discorso giovanile eccetera, poi l'anno scorso non mi era mai capitato, poche volte. E cosa le preoccupa di più? Ma no, più che altro il morale dei ragazzi, questo mi preoccupa perché quando prendi una legnata, due, tre dello stesso tipo, quattro, cinque, allora cominciano a farsi delle domande e non deve succedere, non deve esistere in Lega Pro. Tutto lì, perché se fossero risultati negativi, però sono risultati negativi dopati da delle cose che i tuoi colleghi hanno visto tutte, hanno visto tutti, però
ripeto, qua si rischia per delle cose che non puoi farci niente. Le devo fare. Altre, devo solo cercare di continuare a migliorare. Bisogna continuare a dar fiducia e a cercare di portare avanti più il gruppo possibile con delle motivazioni, con delle certezze che sono del gioco, del fatto che crei e speriamo che giri nel senso che abbiamo inteso. Allora, in un'altra partita di scritta, però davanti non riusciamo a metterla lì. Diciamo che oggi è stata meglio delle ultime 4-5 prestazioni che abbiamo fatto. Il problema è che abbiamo fatto il gol e ce l'hanno levato, quindi siamo stati sfortunati perché Guardalini voleva fare il protagonista, 20 fuorigiochi. E anche sul gol si è sentito così tranquillo che ha alzato subito la bandierina. Poi ho saputo che il fallo di Zambataro era rigore, quindi... Di Iocolani, diciamo. Portiere, non so, adesso dalla panchina non si vedeva bene, però diciamo che oggi abbiamo sbagliato quasi niente. Rammarico di non aver portato a casa nessun punto è grande, perché distrazioni, errori ce ne sono stati pochissimi e niente, dobbiamo imparare, ecco, dalle partite passate. Oggi è stata una partita sotto il profilo mentale buona e quindi dobbiamo uscirne bene, perché gli errori, ecco, ripeto, sono stati nelle passate partite, non oggi. Lino, è chiaro che già è un momento di difficoltà dal punto di vista dei risultati. È chiaro che però, dici, già c'è fatica a creare occasioni contro la squadra di quelle però con due linee abbastanza basse, due volte entrare in gol di rigore, è dura. Sì, perché no, loro sono forti, individualmente mi hanno impressionato dalla difesa, il centrocampo. Anche in tre secondi ha fatto un gol facendo due tocchi, e quindi loro sono un'ottima squadra. In più c'era la terna arbitrale che volevano fare i protagonisti, perché quando vengono ad arbitrare la Juve devono essere perfetti, devono uscire con la testa alta. Purtroppo le squadre piccole come noi, è normale, ho giocato anche nel Milan, settore giovanile, c'era sempre un po' di sudditanza. Quindi noi lo sapevamo che venivamo qua e dovevamo fare la partita perfetta, quindi pazienza. Altre domande per Mazzonati? Sì, che infortunio classico. Purtroppo, oltre al danno, c'è stato anche il mio infortunio, che credo sia dall'esperienza che ho, che un paio, almeno tre settimane credo di stare fermo, quindi ho visto comunque... Hai sentito tirare o comprare? Proprio sì, uno stiramento, quindi è una cosa che va valutata con calma. E dove? Flessore, bicipite femorale, quindi... Destro? Sì, ci sarà sinistro, ci sarà comunque all'altezza Ivan, tutti gli altri oggi non hanno sbagliato niente. Secondo tempo parte un calcio d'angolo, una punizione, non abbiamo rischiato niente. Bisogna continuare a avere la rabbia giusta, perché io che ho 35 anni un po' mi passa la voglia quando succedono queste cose con gli arbitri. I miei compagni che sono giovani devono tirare fuori qualcosa di più, perché non sono inferiori a questi, ecco, a questi qua della Juve. Mister, serviva una vittoria dopo un po' di partite che si erano chiuse in maniera diversa. Oggi, oltre al risultato, è stata questa azione, dico un po' le cose che l'hanno soddisfatta e quelle invece su cui secondo la soluzione bisogna lavorare un po' di più.
Beh, intanto una vittoria preziosissima, importantissima, fatta contro una squadra importante, competitiva, una buona fisicità, giocatori esperti, quindi è stata una vittoria che vale tanto. Veniva dalla nostra doppia trasferta di Bolzano, dove comunque la squadra aveva commesso degli errori, dove avevamo condizionato il risultato, ma sono state fatte anche delle buone cose. Prima di quella doppia trasferta a Bolzano veniamo da 5 risultati consecutivi, dove abbiamo tirato qualche rigore che non ci ha permesso di fare qualche punto in più. Però la squadra, quello che mi piace di questi ragazzi, sono molto giovani, la somma, quindi non abbiamo pochissima esperienza, ma vogliono ottenere il risultato. Quindi la cosa più positiva è che facciamo delle cose anche di grande qualità dentro la partita, ma la cosa più piacevole è quello che stiamo cercando di trasmettere, è che lottano per il risultato, stanno dentro la partita quando diventa sporca, e quindi questa è la parte un po' più bella di questa vittoria. Decide la partita su lei, si è parlato tantissimo di lui chiaramente in questi ultimi giorni, però ci dia lei la visione dall'interno, come lo ha visto e come si è arrivati poi a questo gol che chiaramente gli dà 3 punti importanti. Sì, intanto è un gol importantissimo, sono contento per il ragazzo perché è un ragazzo con tante attenzioni dietro, che abbia talento è evidente, è un ragazzo che l'anno scorso ha fatto ed è cresciuto molto nella primavera, quest'anno si è approcciato all'Under 23, pur se giovanissimo, perché lo ripeto, nel 2003 e gioca con grande personalità, e quindi è un ragazzo che sta crescendo. Il progetto della Ministero aiuta a fare partite con fisicità diverse, con l'importanza del risultato. Il ragazzo si allena e gioca con grandissima umiltà, quindi noi lo stiamo accompagnando nella sua crescita, nell'Under 23, e siamo contentissimi di questa sua grandissima esperienza che farà da domani. E quindi siamo al suo fianco soprattutto tutti i giorni per cercare di migliorarlo sotto tutti i punti di vista tecnici e morali. Mister, anche oggi indistinta giocatori nati dal 2000 in poi, il più giovane 2004 data, com'è cambiata quest'anno la strategia per far crescere i talenti e qual è la sua visione poi sulla formazione primavera, perché inevitabilmente poi bisogna pescare da lì. Sì, ma io penso che il progetto Under 23 sta prendendo sempre più forza, siamo al quarto anno, io sono ad allenarla da 2 e quindi quest'anno abbiamo una squadra veramente giovane, la società ha deciso di dare la possibilità di fare esperienze in un campionato difficile, competitivo, lungo, e quindi questi ragazzi, ripeto, come ti ho detto prima, ci sono ragazzi dentro questa rosa giovanissime ma di grandissima qualità, ma la cosa più importante, oltre alle qualità tecniche sono ben visibili, è questo spirito e questa voglia di fare degli allenamenti di grandissima qualità, di grandissima intensità, proprio perché loro tutti vogliono fare i calciatori di un certo livello, e qui la Juventus si mette tutto a disposizione per poterlo fare. Mi serve un attimo a Sule, quale sarà secondo lei il compito dopo questa esperienza magari con la nazionale, cioè ci sarà magari una difficoltà per farlo tornare magari in categoria eccetera, lei ha un compito particolare? Si pensa sempre al prima e al dopo, io penso che il ragazzo è giusto che si goda una cosa straordinaria che gli è successa, si deve godere tutte le giornate che vivrà laggiù, quando tornerà. Come ho sottolineato prima, ragazzo molto umile, vuole fare il calciatore a grandi livelli, ha tutte le possibilità, quindi starà a lui continuare ad allenarsi con la stessa intensità e umiltà che ha fatto prima di andare là. Se lo farà anche dopo, sarà un passaggio di maturità molto importante per lui, e noi saremo lì a cercare di fargli fare questo, ma non ho nessun dubbio che lui non lo faccia. Le chiedo invece su Ake, un altro esperimento di ragazzino dopo tante volte che l'ha schierato quest'anno. In cosa l'ha visto magari più cresciuto in questo tipo di ruolo? È un altro esempio di consapevolezza e di maturità, schierare un giocatore così offensivo in una posizione in cui invece più all'età. Abbiamo avuto dei problemi anche fisici su tanti giocatori, soprattutto su quel ruolo. Io penso che Ake sicuramente nasce attaccante, però penso che in un calcio moderno è un ragazzo che ha velocità, tecnica, spunto. Se il ragazzo mentalmente si predispone anche a fare più ruoli, io penso che possa essere soltanto un vantaggio per lui, sia a Mantova che oggi lo ha fatto con qualità, dandoci qualità soprattutto anche nella fase di ripartenze, e quindi penso che per questi ragazzi questo campionato serva anche per crescere sotto tutti i punti di vista. Io penso che anche questo fatto di giocare ogni tanto qualche partita basso non gli possa far che bene e migliorare
le sue qualità tecniche e tattiche. Mi sembra che ci parlare su Stramaccioni, il corpo di Vaghi, di Poli, Riccio, ha dato grande spazio in queste partite, l'abbiamo visto bene in coppia con l'Inter. Sì, io penso che Stramaccioni sia venuto quest'anno dalla sua esperienza allo Spesaro. Sin dall'inizio ha trovato un po' di spazio, sono i quattro ragazzi che hai citato, sono quattro ragazzi che si giocano il posto, noi giochiamo spessissimo ogni tre giorni e quindi ci sarà spazio di tutti, perché noi il nostro obiettivo è quello di far sì che finisca l'anno e tutti abbiamo trovato le loro gratificazioni, le loro esperienze per poter poi vedere quale sarà il loro percorso migliore. Stramaccioni è uno di questi ragazzi che si apprezza ogni giorno, è un ragazzo che gioca con una cattiveria incredibile, è sempre molto concentrato, ha una forza fisica e quindi in marcatura è molto, molto dotato. Il ragazzo sta crescendo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, ma penso che proprio perché abbia questa mentalità e la volontà di voler fare il calciatore e di sfruttare tutto quello che il momento sta mettendo a disposizione al massimo delle sue potenzialità. Mister, siccome avete un po' replicato la partita della prima squadra di ieri, no? Nel senso che c'era un'emergenza in difesa e avete chiuso con un clean sheet, le chiedo quanto era importante oggi non subire gol e quanto questo può dare anche a livello emotivo una spinta per le prossime gare. Quando parlo di spirito parlo che appunto quando vieni da... sei molto giovane, a volte non si dà importanza a tutti i palloni della partita e non si ragiona che tutti i palloni della partita possono essere pericolosi per prendere gol. L'atteggiamento oggi, un pizzico di fortuna o con un atteggiamento positivo, soprattutto ai giocatori di centrocampo e davanti, stiamo cercando di fargli capire che le loro pressioni, il loro atteggiamento in mezzo al campo permettono spesso di non prendere gol. Quindi ragazzi molto giovani, stiamo cercando di trasmettergli questo. Oggi ci siamo riusciti e uno dei nostri intenti è proprio questo, nella quotidianità, insegnargli questo. Mister, sui due episodi decisivi sulla partita di là del gol, il rigore lo aveva aumentato i Mastroianni e poi il gol annullato a Petrucci. Guardi, è veramente impossibile per me giudicare, nel senso non lo faccio perché sono due episodi che sono venuti a mio favore. Posso citare anche un mezzo interventino su Pecorino stesso, un mezzo anticipo, ma su tutte e tre non posso assolutamente dire la mia, perché con la massima franchezza dalla mia posizione è praticamente impossibile, non li ho rivisti e quindi sarei superficiale se dicessi qualche cosa.